Adesso in questo video tutorial vediamo come procedere all'inserimento di un albero genealogico grafico. Allora, in Erudito è possibile creare già un albero grafico. Infatti, una volta che io ho inserito gli eredi che rientrano nella successione, basta andare nel menu Strumenti, Set Albero Genealogico Grafico. In automatico si presenta un'anteprima di quello che è il layout di stampa di un formato A3, A4, che posso scegliere se è un layout orizzontale o verticale. Vediamo, infatti qui rientra in due pagine, quindi in automatico mette un formato A4 in due pagine, però io posso selezionare gli oggetti e in automatico quindi andare ad adattare praticamente quello che è il mio albero. Ovviamente posso anche fare uno zoom per vedere meglio in dettaglio quello che è visualizzato. Posso anche ovviamente selezionare i riquadri appunto all'interno dell'erede e posso apportare anche eventuali modifiche. Posso anche selezionare i singoli elementi per poterli variare, modificare a mio piacimento. Ad esempio, posso prendere questo quadrato e posso spostarlo da un punto ad un altro. Ci sono anche praticamente le guide di allineamento per migliorare appunto la rappresentazione del mio quadro. Fatto questo punto, io posso tranquillamente procedere all'inserimento di quest'albero grafico all'interno del quadro EG6. Quindi qui aggiunge il quadro EG, automaticamente ho aggiunto il mio albero genealogico grafico ed è visibile appunto anche nell'anteprima. Torniamo un attimo all'albero grafico. Se io voglio appunto ripristinare quello che è l'albero come è stato appunto definito, basta ritornare appunto nella sezione. Qui appunto ripristino originale permette appunto anche di ripristinare l'originale.